Arriva un nuovo antivirale Covid. Sul mercato britannico sta per arrivare un nuovo antivirale contro il Covid con grossi risultati, un ben 88% di casi risolti tra le persone più vulnerabili. Prego il servizio di Giulia Carrara. Il Regno Unito sta per lanciare un farmaco che promette di ridurre il rischio di ricovero morte di Covid dell'88% nelle persone ad alto rischio si è assunto entro 5 giorni. Il farmaco ridurrebbe drasticamente il rischio per le persone di ammalarsi gravemente e limiterebbe anche l'onere economico del coronavirus sul sistema sanitario nazionale. Il farmaco si chiama Paxlovid ed è prodotto dalla casa farmaceutica Pfizer. Secondo il professor Stephen Powins, direttore medico dell'NHS England, più di 5.000 persone hanno ricevuto il farmaco e più di 1 milione di persone sarebbero idonee. Questi antivirali devono essere somministrati entro 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi, affinché funzionino come promesso. E questa può essere una sfida per NHS, che dovrà velocemente individuare i sintomi, chi è positivo, fornire la prescrizione medica e iniziare la somministrazione in circa 3 giorni. Una preoccupazione particolare è che questo farmaco può avere interazioni dannose con altri farmaci e le persone con altre malattie che sono vulnerabili al Covid potrebbero dover assumere un mix di farmaci. Il professor Powys afferma che il sistema sanitario nazionale è ben consapevole di queste interazioni e che i medici delle unità di trattamento chiameranno i pazienti per discutere con loro se il Paxlovid è adatto per le loro circostanze. Ma c'è un certo dibattito nei circoli medici su quanto le persone trarranno beneficio dal farmaco. La sperimentazione per Paxlovid è stata effettuata su persone che non erano state vaccinate né avevano avuto infezione da Covid. Il dottor Andrew Hill, farmacologo della Liverpool University, è una di quelle persone che mettono in discussione il farmaco. Molte persone vulnerabili sono state vaccinate e potrebbero aver avuto il Covid, quindi il rischio di ammalarsi gravemente e ricoverarsi in ospedale è cambiato, afferma il dottor Hill. Il governo ha acquistato 2,7 milioni di dosi e il dottor Hill stima che sia stato speso circa 1 miliardo di sterline, sottolineando il fatto che Pfizer ha condotto 2 studi clinici. Solo uno è stato pubblicato per intero e mostra la riduzione dei ricoveri e dei decessi nelle persone ad alto rischio non vaccinate. Giulia Carrara per Italy Today UK.